Ultima parte di Polifemo, siamo qui a Talzano presso il santuario Nostra Signora di Fatima. Si continuano a festeggiare i 60 anni appunto dalla istituzione, dalla nascita di questo santuario, in una maniera davvero suggestiva, con la presenza delle reliquie di San Francesco d'Assisi. Un momento importantissimo, perché dobbiamo considerare il messaggio di San Francesco d'Assisi, la vicinanza ai poveri. È tutta una serie di eventi, di manifestazioni, attraverso appunto il momento religioso, i momenti religiosi, ma anche attraverso manifestazioni, eventi di aggregazione sociale. La comunità talzanese e non solo quella, unita ad altre realtà della provincia ionica, ma anche ad altre realtà della Puglia e della Basilicata, a testimonianza che appunto il messaggio di San Francesco unisce i popoli e unisce le città. Una processione, sempre parlando di momenti religiosi, la celebrazione della Santa Messa con l'Arcivescovo di Taranto e poi così il momento festoso, gioioso, con una torta che vuol celebrare i 60 anni del santuario Nostra Signora di Fatima e appunto la presenza celebre, importantissima, delle reliquie di San Francesco. Di San Francesco ricordo solo due aspetti. Il primo, quando si è convertito, che ha abbracciato e baciato un lebbroso, un ammalato. Adesso sarebbe quello che c'ha l'AIDS o peggio ancora, perché era incurabile. E cosa ha fatto? Lui dice: mi ripugnava quando passavano. Lui era un nobile mercante, cioè un mercante più che un nobile, un mercante dedito alla vita mondana, ecco. Poi gli ripugnava, ma ad un certo punto sente l'incontro col Signore e allora in quel momento avviene proprio la sua conversione. Sua Eccellenza, il messaggio di San Francesco è più che mai moderno in un mondo in cui l'arrivismo, la brama di potere, l'attaccamento ai beni materiali purtroppo svolge il ruolo di padrone. Il messaggio del poverello di Assisi dovrebbe guidarci. Certamente, per l'occasione qui dei 60 anni della dedicazione di questa chiesa, l'occasione delle reliquie di San Francesco portate dal convento di Assisi, sono un'occasione per guardare al poverello, il poverello che ha amato il Signore e per amore a Cristo ha abbracciato il lebbroso, se no non lo avrebbe fatto, se non fosse per Cristo non lo avrebbe fatto. Quindi si apre alle sofferenze, quindi è per noi tutto un incentivo, uno stimolo, un aiuto a vivere nella semplicità, ad accontentare, a rispettare la natura, la terra, l'ambiente, il cielo, i più poveri, i più bisognosi. È un incentivo per vivere la fede anche come proposta per una rinnovazione della vita sociale. Le varie povertà, le nuove povertà, le povertà relative all'immigrazione, un tema attualissimo al giorno d'oggi. Un tema attualissimo, per cui San Francesco c'ha un cuore grande. San Francesco, con i metodi pacifici, è andato a incontrare il sultano, ha avuto un dialogo e quindi ci insegna ad essere fermi nella nostra fede, ma capaci di dialogo, di accoglienza, senza muse. Perciò io dico, noi aiutiamo nella nostra diocesi innanzitutto i nostri poveri con il Palazzo Santa Croce, ma anche i migranti quando ce n'è bisogno, per cui questo cuore grande non lo dobbiamo perdere. I porti che si devono aprire e devono abbracciare, non chiudersi, diceva Raoul Fauleraud, nessuno ha il diritto di vivere felice da solo, la logica della condivisione. Certamente, questa è la logica che Francesco di Assisi dice, che il cristianesimo ci insegna. E poi l'altro aspetto importantissimo è di costruire ponti e non muri. Quindi questa è la cultura dell'incontro che darà speranza e crescita buona, positiva alla nostra terra.
Don Pasquale La Porta, parroco di Nostra Signora di Fatima, 60 anni celebra questo santuario, e la presenza delle reliquie di San Francesco è il modo forse più bello per festeggiare. Una cerimonia religiosa molto sentita e un momento di aggregazione sociale. Sì, l'avevamo pensata in questa maniera, ma poi diciamo che il tutto ci è stato offerto su un piatto d'argento, perché comunque quando sono andato a vedere la data in cui ricorreva il 60°, era il 4 di ottobre, San Francesco d'Assisi, ho detto ecco, dobbiamo cercare in tutti i modi di poter avere lui qui con noi, sapendo che la figura di San Francesco è ancora viva, il suo messaggio è universale. È universale ma anche attualissimo, sappiamo come Papa Francesco, no, lo stia rispolverando tutto e stia cercando comunque in tutti i modi, in tutte le maniere di poter darla alla Chiesa, e quindi perché non chiedere, perché non osare? Naturalmente anche il Vescovo ci ha creduto quando gli abbiamo fatto questa proposta, e quindi eccola realizzata. E d'altronde vediamo la gente, abbiamo visto quante persone sono fermate in preghiera questa sera alla messa, e penso che in settimana tante ancora verranno e si fermeranno in preghiera con noi. Giuseppe Semeraro, organizzatore di eventi Talzanese DOC. L'emozione intanto l'abbiamo vissuta attraverso varie manifestazioni, vari eventi per i 60 anni del santuario di Nostra Signora di Fatima, e l'emozione forte di vedere proprio da vicino le reliquie di San Francesco, il mistero che è dinanzi ai nostri occhi. Sì, quest'anno nel 60° della dedicazione canonica del santuario, Don Pasquale ha voluto dare un dono speciale richiedendo al Sacro Convento di Assisi il reliquario di San Francesco, questo reliquario tra l'altro che ha benedetto l'Italia il 4 ottobre di quest'anno alla presenza anche del Presidente del Consiglio. Perché le reliquie di San Francesco? Perché questa chiesa, questa parrocchia, questo santuario è stato consacrato il 4 ottobre del 1958 su volontà del grande arcivescovo Monsignor Guglielmo Motolesi. Le rappresentanze dell'amministrazione comunale di Taranto, nella persona della consigliera Motolese e del consigliere regionale Luigi Morgante. Allora, consigliera, l'emozione di vedere le reliquie di San Francesco e vivere l'atmosfera che esse ispirano. Naturalmente San Francesco dovrebbe essere la nostra guida. Lui, così umile, ha rinunciato a tutti i suoi averi per dedicarsi agli altri. Chissà che noi amministratori non si faccia la stessa cosa. Può essere una luce, può essere una pietra mirabile, un faro lungo il cammino amministrativo in tutte le dimensioni. Il percorso illuminato da San Francesco. Al termine della cerimonia religiosa, un bel brindisi davanti ad una mega torta, un modo per festeggiare i 60 anni del santuario Madonna di Fatima e celebrare la presenza delle reliquie di San Francesco. È stata una giornata veramente all'insegna dell'aggregazione sociale, qui c'è tanta gente, come diceva l'arcivescovo, la Madonna insieme a San Francesco, insieme un connubio per l'intera comunità, nel segno della preghiera e della riflessione. Il dottor Alfredo Longo, sindaco di Maruggio, la vicinanza del comune da lei amministrato, da lei retto a San Francesco. Beh, sono anni ormai che festeggiamo il Santo Patrono d'Italia e c'è una grandissima devozione da parte della comunità maruggese, e quindi non potevamo esimerci da accogliere, io a nome di tutta Maruggio, le reliquie che ci giungono da Assisi. È un piacere poter farlo a Talzano, in questa parrocchia in particolare, che ha apprezzato l'infiorata che si tiene a Maruggio durante il Corpus Domini, e oggi molti volontari della nostra parrocchia sono venuti ad abbellire la chiesa della Madonna di Fatima proprio con un'infiorata dedicata al nostro santo patrono.
Siamo con il sindaco di Oria, tanti comuni presenti, non solo quelli dell'arco ionico, a testimonianza che San Francesco unisce i comuni, non esistono steccati tra territori. Indubbiamente, la fede e la preghiera uniscono sempre e poi sono stata invitata a partecipare a questo anche insieme agli sbandieratori del mio paese e devo dire che sono onorata e felicissima di essere intervenuta, quindi ringrazio per questo invito e poi l'evento è davvero unico e particolare, innanzitutto perché c'è qui la Madonna di Fatima che per me è insomma un particolare importanza e alla quale sono molto devota e poi la presenza delle reliquie di San Francesco rendono questa festa davvero la festa di tutti e cioè unisce tutti davvero perché è stato il santo di tutti, è il nostro santo. Luigi Morgante, consigliere regionale, le sue emozioni questa sera? Sì, sono nelle vesti istituzionali nel rappresentare il consiglio regionale soprattutto per una festa, per una comunità che ha partecipato in maniera egregia ad una festa per San Francesco. È veramente un'emozione sentita da tutti quanti i fedeli. La Regione Puglia non poteva non essere presente. Mino Borracino, assessore regionale allo sviluppo economico, un momento religioso importante, il messaggio di San Francesco. Lei si occupa di sviluppo economico, ma lo spirito di attenzione verso i più poveri, verso le categorie più disagiate, questo è il messaggio spirituale di San Francesco che prescinde anche da un fatto meramente religioso, è una questione di rispetto della dignità umana sofferente. Esattamente, oggi dall'omelia anche di Sua Eccellenza il Vescovo abbiamo ascoltato parole di una chiesa avanti, molto più avanti di alcuni rappresentanti istituzionali della politica nazionale che tendono ad imbarbarire il clima. Oggi la Chiesa, e dovrebbe farlo anche la società, si apre ai poveri, si apre alle marginalità, si apre a tutti quei segmenti della nostra società che sono ai margini dei riflettori, delle telecamere, delle cose belle. L'evidente riferimento all'immigrazione e al modo bestiale in cui gli immigrati purtroppo vengono gestiti da questo governo. Esattamente, e non solo il governo che gestisce in questo modo, ma è una parte dell'opinione pubblica che sempre più, appunto, uso questo verbo, si imbarbarisce, proprio dimenticando che quelli sono dei nostri fratelli, persone che hanno un colore diverso da quello della nostra pelle, ma che fuggono dalle povertà, dalle miserie, dalle guerre, dalle carestie, dalle malattie, insomma da luoghi degradati. Ed è legittimo pensare che qualcuno voglia migliorare, certo ci vogliono delle regole, ci vuole sicuramente un contributo importante per gestire questi flussi, ma non si può arrivare come si arriva in queste settimane, in questi mesi, a chiudere i porti, a recintare la nostra nazione. Si può arrivare al braccio di ferro con i paesi europei, ma quando ci sono 140 poveri disgraziati che stanno morendo nelle acque devono essere accolti senza se e senza ma. Esattamente, hai dipinto il quadro esattamente e su questo la Chiesa è straordinariamente avanti ed oggi questa festa, San Francesco, cosa ha rappresentato rappresenta ancora per i credenti San Francesco è proprio questo, è la testimonianza di una persona agiata che decide di lasciare tutto e di baciare i lebbrosi, di stare insieme ai poveri, agli ultimi, ai mendicanti, ai dimenticati. Oggi questo deve fare la politica, non può rinchiudersi in un conflitto perenne, ma deve dare spazio, sfogo a quelle persone che invece sempre più hanno bisogno di una società aperta e in questo caso la Chiesa, lo ripeto, lo dico per la terza volta, è all'avanguardia rispetto alle istituzioni.
Andrea Bernardo, sindaco di Colobraro, provincia di Matera. Beh, il territorio tarantino è attiguo e ha tanti punti in comune con il materano. È un punto spirituale e religioso forte, il messaggio di San Francesco. Beh sì, certo, noi tra l'altro abbiamo un convento francescano, abbiamo un santo francescano che è Sant'Antonio, che veneriamo tanto, quindi oggi siamo stati invitati qua e ci tenevamo ad esserci con la nostra comunità, siamo venuti con tanti fedeli, con la nostra banda per allietare questa giornata, ed è stata veramente una giornata piena di emozioni con l'arrivo di queste reliquie e poi con le parole del Vescovo che porteremo anche ai nostri cittadini, ai nostri fedeli, soprattutto il nostro parroco che era anche qui presente. Possiamo dire di una giornata veramente gioiosa per tutti noi. Così da Nostra Signora di Fatima a Talzano, ho al mio fianco il simulacro della Madonna di Fatima e le reliquie di appunto San Francesco. Ci salutiamo, l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre Viva la Puglia Channel, o anche sul bouquet Sky Viva l'Italia Channel, canale 879. Abbiamo voluto fare un polifemo molto ampio, abbiamo trattato vari argomenti, dalle problematiche inerenti alle infrastrutture, alla mobilità e poi ancora l'oasi Lipu della Gravina di Laterza e questo momento altamente religioso con la presenza a Talzano delle reliquie di San Francesco. È tutto, Polifemo, l'informazione libera della città. A venerdì prossimo.